Questo è Ponte Milvio, centro della movida di Roma Nord, da una parte lo stadio, dall'altra i locali della Roma Bene, per l'inchiesta su Mafia Capitale, territorio d'elezione di Massimo Carminati e dei suoi sodali. Ma Carminati, Massimo Carminati veniva spesso qui? Non conosco nessuno. Buona serata. Questo è uno dei locali in cui Massimo Carminati e i suoi organizzavano gli incontri, spesso anche con esponenti del mondo politico. Le rivelazioni della procura, per molti, sono state una sorpresa, ma non per chi qua ci passa le serate. È un posto frequentato bene, sì, lo sappiamo. Lo sai che lo frequentava anche Massimo Carminati, sì. Ho capito di chi mi parli, sì. Cioè lui controlla di tutto e di più, cioè tu mi hai parlato del Met, ma lui ha diversi bar, io so, dove anche lui la controlla. Roma Nord, Carminati, Anagnina, Frescati, Casa Monica, De Divisa. Che ne pensate voi di Massimo Carminati? Che dobbiamo pensare? Niente. Tutti lo conoscono di fama, tutti sanno che controlla il territorio, ma nessuno ne pensa niente. E a telecamere spente capiamo perché. Quelli che sparano, oppure le mandano sotto casa a gente, la massa. I padroni di Roma stanno vicino ai giocatori, ma io sapete, puoi provare a sciogliere. A provare a rompere le scale. Perché lasciaverne? Non c'è nessuno dietro. Che ne fanno? Cioè, non te fanno niente, però se gli rompi le palle sempre, se non metti la scorta pure a te. Un locale là dietro che faceva dei sciortini a un euro è stato bruciato e ha detto che era stato un guasto tecnico, mentre si sapeva benissimo che è stato bruciato da un altro locale. Ma io che mi sto zitto su quello effetto, che conosco i proprietari di qualche posto, preferisco non espormi, grazie. Ma lei è il proprietario del locale? No, io non parlo. Non si può parlare, no, qua? No. Siamo a sti livelli, quindi ce la mai fa davvero? Non so niente. Anche i commercianti qui non parlano. L'unico modo è allontanare la telecamera. Sono 100.000 locali. Ma perché ci sono un po' più dei soldi? C'è gente più ricca, c'è gente più possidente. Sono tutti padroni. C'è sotto i riciclati, c'è sotto le sposte in altri. Però se poi i soldi 100.000 euro, devi dare 100 al mese. Questo è il altro, no? Non c'è assolutamente nessun controllo, niente. Parlando con un altro commerciante, la versione cambia. Le mie aziende sono aziende silenti, dove tante di queste persone sono gravitate, per un motivo o per un altro. Persone secondo me tranquillissime e anche rispettabilissime per quello che ne so io. Ci dice che qui il controllo dei clan non c'è, ma anche lui, quando subisce un furto, sa chi chiamare. La cosa dell'orologio fu una rapina, come tante altre che succedono, subita da me. Ho chiamato delle persone che chiaramente non sono proprio dei... non fanno i commercialisti. Insomma, e chiaramente si è riuscito a recuperare e a capire chi quei giorni avesse fatto una cosa che non doveva fare, insomma. È un vantaggio, come lo vuoi chiamare? Te l'hanno riportato meglio alla fine. L'hanno riportato. Io sono siciliana, la mafia cosa vuol dire? La coppola con la lupara? No, la mafia è corruzione. Raccomandazioni, tangenti. Conosci Carminati? Mio padre lo conosceva bene, sì. E com'è? Tranquillo. A parlarci un altro commerciante che questo sistema lo conosce ormai da anni. Vedono un locale che gli interessa, lo cominciano a frequentare, conoscono i proprietari, che poi qua ci si conosce tutti, poi gli faranno le proposte. Che tipo di proposte gli fanno, scusa? Magari vanno in un posto grosso, che sanno che ha tante spese e vedono che non lavoro tanto, gli dicono: vuoi lavorare, vuoi soldi? Ah, riciclami i miei. Come ci convivi questa cosa? Grazie. La mafia a Roma, cioè tutti stanno... Che è una novità.